È una giornata importante per Assisi, per Santiago de Compostela, per la regione Umbria, per la regione Galizia, ma direi anche per l'Italia e la Spagna, che oggi iniziano un anno francescano in Spagna e in Italia che andremo a celebrare nel 2014, ottavo centenario dal pellegrinaggio di San Francesco a Santiago de Compostela. E in questa mostra che oggi inauguriamo sono presenti circa 60 opere e reperti che raccontano la religiosità, direi raccontano la storia, rimettono in luce i valori del cammino di Francesco lungo questo itinerario europeo. Noi vogliamo rimettere in luce gli antichi itinerari, gli antichi cammini lungo i quali si è sedimentata, è nata l'identità culturale europea, ma vogliamo anche farlo con forme non solo tradizionali, non solo con il cammino tradizionale, ma riproponendo lungo questi itinerari forme di turismo legate alle emozioni, alla fabbrica di ricordi, ma vogliamo anche con questa iniziativa collegare dal punto di vista aereo, perché le aerovie saranno le nuove vie di pellegrinaggio Assisi, l'Umbria, con le principali mete del turismo culturale e religioso. E proprio in queste giornate che andremo a realizzare unitamente alla Conferenza Episcopale Umbra e a Nova Itinera un viaggio, un pellegrinaggio in aereo charter da Assisi, dall'aeroporto di Perugia a San Francesco d'Assisi in Galizia verso Santiago de Compostela. Sarà un primo aereo charter, ma che apre la via a questi nuovi itinerari, credo concludendo con un simbolismo che oggi due simboli principali, la conchiglia di Santiago e il Tau francescano, vengono ricollegati, vengono ricongiunti, perché nei cammini c'è la singolarità, il cammino si fa prima nel proprio animo, ma durante il cammino bisogna trovare persone che ci accompagnano, che ci aiutano, persone che forse ci devono far riscoprire il senso reciproco di generosità e la capacità, soprattutto in questo momento, di ricollegare persone e città, perché solo in questo modo che riusciremo a costruire una nuova speranza.